Come diceva il Samogante, non vorrei essere un delfino né un gabbiano, ma mi accontenterei di essere uno scorfano che scherza tra gli scogli e gioca con l'acqua di Procida dall'isola di Arturo. Beh, Procida è una grande terra, vissuta, visitata da Stazio, da Giovenale, e chi se non Procida potrebbe diventare capitale della cultura nel 2022? Chi? Procida, per l'appunto.